Buongiorno a tutti, sono Barbara Zorzi dell'agenzia anonima Barbara Zorzi Marketing e Comunicazioni, sia online che offline, non profit e non profit. Sostenibilità intanto è un termine un po' difficile da definire, ognuno tende un po' a identificarlo a proprio modo. C'è chi l'associa prevalentemente nel discorso della deforestazione, delle foreste, nelle popolazioni che ancora soffrono la fame, per cui va un po' identificata. Io sono dell'idea che è stata una moda per moltissimo tempo, essere un'azienda sostenibile era una moda, ora non le ho più, è un'esigenza per poter vivere meglio, per poter dare qualcosa di più in questo contenitore che ci permette di vivere quotidianamente. Ah, diciamo che sì, trasmettono fiducia sulla base di come una persona si identifica in questo. E ognuno associa magari un prodotto sostenibile a quelle che sono le sue esigenze, magari associa quella nella società in cui siamo, in cui viviamo, combinati come dei puzzle nel tempo, siamo dei staccanovisti, dei grandi lavoratori, sì. Associarsi a un'azienda sostenibile, con la sostenibilità sì. Anche qui credo sia l'esperienza personale e la sensibilità di ognuno di noi che porta a decidere nell'acquisto del prodotto se è disposto ad acquistare spendendo di più proprio per questo motivo. È una bella fascia di consumatori attenta a questa e fa proprio delle scelte settoriali proprio legate a ciò. Forse ancora una piccola nicchia. È ancora una piccola nicchia, però sì, rispetto ad altri stati noi magari siamo ancora un pochettino più indietro, però ci stiamo arrivando. Bene.